sesta coda per l'Unitas Sciacca che andrà ad affrontare la Gattopardo a Palma di Montechiaro. Neroverdi squadra capolista del girone A del torneo di promozione, mentre palmesi ultimi impelagati nella difficile lotta per non retrocedere. La Gattopardo, già battuta nettamente dai Saccenzi all'andata, ha una delle ultime occasioni per provare a rientrare nel giro della salvezza. Sulla carta quindi per i ragazzi di mister Vincenzo Piazza si tratta di una partita facile, ma da non perdere sotto gamba ed affrontare con la giusta concentrazione e determinazione. Piazza ha la rosa quasi interamente a disposizione, assenti soltanto il centrocampista Maniscalco per squalifica e il difensore Ciancimino ancora alle prese con un lungo infortunio. Per l'Unitas l'obiettivo è quello di centrare la decima vittoria consecutiva e tenere dietro il temibile Castel Termini, secondo in classifica, ad appena un punto di distanza dai neroverdi. Per gli agrigentini invece in programma il derby contro l'Empedoclina, buona formazione, collocata appena fuori la zona playoff. Castel Termini imbattuto in campionato proprio dallo scontro con lo Sciacca. Da allora hanno inanellato soltanto vittorie e un pareggio. La seconda giornata del girone di ritorno, insomma, potrebbe far registrare qualche novità in classifica. Da segnalare infine la grave crisi societaria ed economica che ha investito la Folgore, terza in classifica, e al contrario l'ottimo momento della Mazzarese, quarta, che punta ad avvicinarsi alla vetta dopo rinforzi centrati in sede di mercato invernale di riparazione.